Luca, allora parliamo un po' di questo Giro d'Italia. Mi sembra così dalla televisione che sia andato molto bene per la tua squadra, perlomeno sempre nelle varie fughe, sempre la presenza. Diciamo, essendo una squadra professional e non pro tour, siamo stati abbastanza, diciamo, abbastanza nelle fughe. Abbiamo provato a vincere la prima tappa con Maresco, dove è arrivato secondo, in cui c'è stato un errore suo perché è partito troppo lungo. Forse era la tappa giusta da vincerla. Abbiamo fatto un secondo, un quarto, un sesto. Poi Coledan all'ultimo chilometro, alla tappa di non mi ricordo, Nervesa della battaglia. Servese della battaglia, è stato ripreso a 150 metri dall'arrivo e bastava che si controllasse un attimo, si poteva anche arrivare al successo. Nel complesso è stato un ottimo Giro d'Italia, dove c'è stata tanta visibilità della nostra squadra e dove mi fanno tante domande: ma, l'altra squadra andava, l'altra squadra c'era, l'altra squadra c'era. No, noi però siamo arrivati più vicini a vedere lo striscione rosso e vincere. Le altre squadre professional non ci sono arrivate come ci siamo arrivati noi. E alla fine conta anche il risultato e la vittoria. E tante squadre pro tour che spendono tanto, tantissimo di più di noi, che hanno un budget incredibile e non sono riusciti ad arrivare nei primi 5 una tappa. Allora, tutto sommato, la nostra squadra e i nostri sponsor possono essere contenti. Un Giro d'Italia positivo, diciamo. Archiviamo il Giro d'Italia, torniamo alla tua squadra, quasi metà stagione, che ne dici nel suo complesso e quali sono i progetti per i prossimi mesi? La stagione è stata normale, forse mi aspettavo qualcosina in più al giro. I nostri obiettivi erano il Giro d'Italia, il Giro d'Italia mi aspettavo una vittoria, l'unico corridore che poteva vincere era Maresco. Tutto sommato, con la squadra che abbiamo, abbiamo rinnovato parecchi corridori, abbiamo preso dei corridori giovani, per ora è positiva. Mi aspetto un bel finale di stagione e mi aspetto di lottare per vincere la Coppa Italia, la Coppa Italia che ci garantisce la partecipazione al Giro d'Italia del prossimo anno. A fine stagione Luca Scinto sarebbe contento se... Se avremo vinto, l'unico obiettivo che ci è rimasto ora è la Coppa Italia.